al consiglio comunale. Non bisognava neanche ammetterlo l'interrogazione. Chiedo scusa. Non bisogna ammetterlo l'interrogazione così, vergogna. Vergogna, vergogna. È l'arena per dire tutte le robe che volete voi. No, no, provi a ascoltare le ragioni dell'intervento prima. Credo che oggi ne siano state dette a sufficienza. 14 dicembre 2014, 28 anni fa, era una giornata di dicembre identica a questa, cielo blu e luce bellissima, mi sono sposata. Fa un certo effetto pensare di aver condiviso praticamente una vita con la stessa persona, essermi addormentata e svegliata sempre con quella, beh... Con gli orari non ci si becca poi molto. Fatto due figlie, attraversato momenti emozionanti e bellissimi. Incontrato con tutti difficoltà e situazioni complicate. È una sensazione piacevole poter guardare indietro e pensare «è stato bello, lo rifarei, sposerei ancora lui». Mentre la giornata trascorre mi trovo ancora a riflettere e mi ronza in testa lo stesso pensiero. Sono eterosessuale? Se fossi stata lesbica e avessi incontrato una donna da amare, come tanti anni fa ho incontrato l'uomo che ho sposato, avrei voluto poter vivere nello stesso modo e avere gli stessi diritti. Questo è il mio pensiero. Questo è il mio pensiero. Quindi non commento oltre sull'interrogazione, che secondo me ha raggiunto un livello molto basso oggi. Io sono abituata a una politica diversa. Dico però due cose che ritengo che siano importanti perché mi sono sentita per fatto personale chiamata in causa. Io non prendo lezioni Gallizioli da lei su come devo educare le mie figlie, che peraltro le cresco insieme a mio marito, cattolico praticante. Ok? L'ha detto lei, perché lei dice delle cose e poi non si accorge di averle dette come la volta scorsa. Le cresco libere, le cresco anche questo che ha detto non viene registrato. Gallizioli, quello che ha detto adesso non lo trova registrato a verbale. Non lo trova registrato a verbale. Mi lasci concludere. Gallizioli, la prego. Gallizioli ha avuto tutto il tempo. La parola. Allora io dico, le mie figlie le cresco libere, rispettosi degli altri e soprattutto della felicità degli altri, e decideranno loro liberamente che orientamento sessuale avere, perché questo così aggiungo i miei pensieri. Non prendo lezioni da nessuno, soprattutto quando è discriminante nel suo atteggiamento. La volta scorsa non è registrato come non è registrato la cosa che ha detto. Si è lasciato scappare, rivolgendosi a me, spostandosi indietro, lei... Oh, poi risponde. Sì, lei risponde anche quello che ha detto prima. Allora, lei a me ha detto, vogliamo sapere anche. Allora, se lei ha lasciato scappare, perché nella dinamica scappano delle cose, Gallizioli, ne sono scappate tante in questi anni. Allora, ma se lo fossi, che problema c'è? È qui che non ci siamo. Se lo fossi, che problema c'è? Se avessi una donna fuori invece che un marito, 28 anni di matrimonio, che problema c'è? Che problema c'è? Allora, concludo ribadendo un paio di altre cose, che così evito di scriverle un'altra volta nel post, e le dico. Sono per il registro delle coppie di fatto perché l'ho sempre sostenuto dal 2000, ok? Sono per i matrimoni gay, ho votato convintamente, anche se ristretta, la rete Redi, perché abbiamo dovuto prosciugarla per starci tutti insieme, ma mi va bene perché lo considero un passo avanti. Sono pure per le adozioni, così lo mette nell'elenco delle cose che fanno inorridire sono anche e soprattutto contro il perbenismo e il moralismo che attraversa una parte, per fortuna piccola, di questa città. Sono per sostenere e aiutare le famiglie, che siano etero con figli, che etero senza figli, omo con figli, omo senza figli. Ma soprattutto da questo punto di vista io credo che se lei sostiene tanto la famiglia, i 30 milioni di euro che buttate via a livello regionale per un referendum, dovreste spenderli per sostenere le famiglie praticamente. Cazzo.